dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù della regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Dice loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola della nostra liberazione. È molto normale che una società che ha, vorrei dire, la sua stabilità, il suo fondamento nel mondo visibile, nelle società, in mezzo alle società che noi conosciamo, e che in un certo senso è incaricata particolarmente di portare nel mondo quella che viene chiamata complessivamente la salvezza, quel progetto di Dio che ha mandato il Figlio per salvare il mondo, non le anime. Cioè, le anime evidentemente fanno parte di questo mondo, ma Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi. E quindi, che sia ben chiaro, non si tratta di una salvezza puramente individuale, che non si tratta di una salvezza trasferita al dopo morte, che non si tratta di una salvezza puramente spirituale, invisibile, ma di una salvezza qui, ora, nel tempo e nella nostra materialità. Che cos'è quella salvezza? Non è un fatto tanto invisibile, vorrei dire tanto fuori dalla nostra possibilità umana. Quello che Gesù chiama regno di Dio. Regno di Dio. Che cosa vuol dire regno di Dio? Vuol dire società pacifica. Vuol dire società giusta, vuol dire società fraterna. E questo è il grande progetto di Dio. E noi trasferiamo abusivamente nell'invisibile, nell'aldilà, vorrei dire in una visione molto individualista, molto privata, molto lontana da quelle che sono le vicende, le briglie, le difficoltà che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Invece è proprio di dentro, è proprio in questo visibile, in questo lavoro che noi affrontiamo quotidianamente, nella vita ordinaria, che noi dobbiamo realizzare il regno di Dio. Ed è lì dove noi mettiamo, in questo lavoro e in questa responsabilità, mettiamo delle forze positive, delle energie negative, oppure mettiamo dei veleni.
mettiamo delle forze oscure, quelle che poi in superficie diventano guerre, diventano conflitti, diventano disuguaglianze, diventano morte. Noi possiamo mettere, ognuno di noi può mettere in questa trama della storia delle forze positive, delle forze di amore, oppure delle forze negative. E non c'è altra alternativa, amici miei. Il fatto di essere uomini vuol dire essere inseriti in un tessuto sociale dal quale noi non possiamo mai separarci se non con la morte. E anche se noi non vogliamo, e se diciamo non mi interessa la società, non mi interessa la politica, non mi interessa la Chiesa, io vivo per mio conto, io penso a me e mi basta, è sbagliato. È ontologicamente sbagliato. Non è sbagliato per un calcolo, è sbagliato perché è contro la verità. Perché è come non definire la nostra esistenza, è come sognare, è come fare dei romanzi. Noi siamo intessuti, siamo dentro questo tessuto sociale dal quale noi non possiamo separarci. E in questo tessuto sociale, in questo intrigo direi di energie, noi riceviamo forze positive, la grazia, l'aiuto per poter portare in questo mondo nel nostro vivere semplice, quotidiano, senza bisogno di tempi, di procurarsi delle tensioni inutili. In questo tessuto quotidiano noi mettiamo dentro delle dinamiche di amore, di vita, oppure di odio, di morte. E quindi quando noi ascoltiamo la televisione dove si parla di bambini che muoiono di fame, dove si parla di guerre, dove si parla di ingiustizie sociali, di governi che spendono l'80% delle risorse per la morte e il 20% appena per la vita, quando sentiamo queste tragedie non possiamo dirne che sono fuori. No, nessuno di noi è fuori. Tutti noi siamo responsabili. E quando pensiamo che cosa posso farsi io, che cosa posso farsi io con la politica, che cosa posso farsi io con la Chiesa, che cosa posso farsi, oppure sappiamo che, ed è questo invece vorrei dire il capolavoro di Dio, quando noi sappiamo che un'anima, una persona che accoglie profondamente questo amore che dal Padre discende nel Cristo e lo porta nel mondo, questa persona è salvatrice del mondo, salva il mondo. E può dire con umiltà, ma con certezza, con verità, sto salvando il mondo perché questo amore che accolgo con umiltà, ma con pienezza, con responsabilità, ha in sé la caratteristica dell'infinito, capite? Mentre tutta la rabbia dell'uomo, tutti gli intrighi che fa l'uomo, tutte le cose, gli errori che commette, tutto quello non sono infiniti, mentre una goccia d'amore, un po' d'amore che discende dal Padre, entra nel nostro cuore e che noi portiamo nella nostra vita, questo ha, vorrei dire, la caratteristica, al segno dell'infinito. Ed è quello che può guidare la storia verso orizzonti nuovi. Quindi la responsabilità dell'uomo ci fa tremare quando pensiamo che un atto di egoismo, quando pensiamo che un'appropriazione
dei beni, della ricchezza, che dovrebbe soddisfare i bisogni umani, che è nella mia cassaforte. Tutto questo ti dà terrore per la responsabilità che noi abbiamo. Ma nello stesso tempo scopriamo che un atto di amore, di perdono, un atto di spogliamento di me, di dono della mia vita a lui, tutto questo può pesare immensamente al di là dei miei orizzonti umani, può pesare nella salvezza del mondo. E quindi non è vero che non ci posso far nulla, non è vero che posso dire chi sono io, non sono nulla, ma chi sono io? Sono colui che può accogliere questo amore infinito in sé, che può ricevere questa energia, questa forza che discende in lui. E questo è il grande mistero della storia. I santi salvano il mondo, capite? E quindi perché non avere noi questo, vorrei dire, questo slancio? Perché non vedere la nostra vita in questa bellezza? Perché esitiamo a fare della nostra vita questo dono a Dio, perché l'umanità possa essere più felice, vivere meglio? E questo è il grande mistero della Chiesa, capite? Al di là delle critiche, al di là degli errori, al di là delle contraddizioni che evidentemente il tessuto della Chiesa presenta, perché è un tessuto umano, puramente umano, sappiamo che Dio si perde di questo, vorrei dire, di questo impianto telegrafico, di questo impianto di energia per poter salvare il mondo. Ecco, il grande intento di Gesù e il grande intento della Chiesa, per cui vale la pena sentirsi membro della Chiesa con tutte le difficoltà e le contraddizioni che si impone, perché la Chiesa non si potrà mai impedire, mai, di portare energie liberamente, energie di salvezza nel tessuto dell'umanità. E quindi in questo ciascuno di noi non può scaricare la responsabilità sul Papa, sui vescovi, sui preti, sulla Chiesa. Io sono libero, io sono il soggetto umano che può mettere nel mondo queste dinamiche di vita, che può contribuire realmente a quella che Gesù chiama la salvezza del mondo. Quindi pensiamo alla Chiesa non tanto come qualcosa di fuori di noi, dove troviamo i nostri vizi, le nostre ambizioni, i nostri desideri, perché continuerà fino alla fine del mondo ad essere umana, ma pensiamo che dentro questa Chiesa si conserva questo segreto, questo grande segreto, che in fondo è il segreto della storia, il segreto dell'esistenza umana. Siamo al mondo unicamente per camminare verso una società amore, di giustizia e di pace. E questo è il grande disegno di Dio, che non potrà assolutamente fallire. Anche con tutte le resistenze, con tutte le opposizioni, questo piano di Dio non può fallire. Quindi oggi, commemorando questo momento in cui Gesù affida all'uomo, a un uomo fragile, a un uomo d'altra parte che stava proprio per peccare, per fare il più grande peccato di tradimento, Gesù affida questo grande mistero, il mistero della storia che noi siamo portati a vivere. Chiediamo allo Spirito Santo oggi la luce di poterlo vivere coraggiosamente, coraggiosamente, responsabilmente, senza gli scoraggiamenti che ci vengono dalle nostre debolezze, dalla nostra fragilità e anche dai nostri tradimenti, che Dio perdona.